A Villa Marina va in scena il derby cesenate tra i padroni di casa e Granata, rivelazione dell'ultimo torneo, a un passo da quella promozione sfumata attraverso i playoff a favore del Sant'Ermete. Per il Villa Marina l'esordio casalingo dopo l'avvento in prima e il debutto non certamente felice nella regione calcistica targata Spontricciolo. La gara vede un inizio di marca ospite, ma stia tra i più talentuosi non in quadro di bersaglio con un tiro a giro. Al 26esimo la gara si sblocca, Francesconi bravissimo a smarcarsi nell'area piccola e tempo di piazzare il pallone nell'angolino laddove il portiere non può arrivare dopo aver ricevuto l'assist vincente ad opera di Calà. Rivediamo il gesto da parte dei giocatori in maglia numero 8, davvero da applausi. Ci prova nuovamente Villa Marina direttamente a calcio piazzato con Bianchi, la palla sbatte contro l'incrocio dei pali, squadra riposa sull'1-0. Nella ripresa la discesa di Mastria viene accompagnata dall'ex Sallavernocchi che a colpo sicuro centra un'incredibile traversa. Granata che prova a sorprendere da calcio piazzato la difesa ospite con Boni che va vicino alla marcatura, ma nulla da fare. La pressione ospite continua, qui Villa Marina corre il rischio di farsi autogol, ma intanto saltano anche i nervi, a farne le spese l'ex allenatore attuale presidente dei granatini Andrea Cantoni, ma il pareggio nell'area e arriva al fotofinish. Vernocchi inizia la stessa azione che lui stesso finalizza, dando sfogo alla gioia e alla rabbia dei granatini che hanno qualcosa da rivendicare, ma un derby, come si dice, è sempre un derby. L'1-1 finale non accontenta nessuna delle due formazioni in campo. In Villa Marina aveva già fatto la bocca nell'assaporare la vittoria, i granati invece, specie nella ripresa, spreca tanto e coglie solamente un punto. 7 e mezzo alle 8. Si può tenere? Quanto oggi?